Ciao a tutti e benvenuti al 13° episodio di questa nostra serie. Nello scorso episodio ci siamo lasciati che stavamo costruendo una serra per alberi e quindi continueremo a farlo. Stiamo facendo il pavimento a scacchi, ovviamente, e iniziamo a mettere giù il nostro pavimento. Abbastanza veloce con queste cose in mezzo. Allora, la prima parte degli scacchi è stata messa. Ora mettiamo anche la seconda, così da avere una zona ben definita dove sappiamo che possiamo lavorare. Ed eccoci qua. Anche se onestamente non so se questi cresceranno perché sono attaccati al muro, però stiamo a vedere. Provare non ha mai ammazzato nessuno, ok. E qui abbiamo la nostra zona. La nostra zona per gli alberi. Quindi dobbiamo mettere delle torce. Metteremo una ogni due in questo modo. In questo modo siamo sicuri che gli alberi avranno abbastanza luce. E poi io direi che dobbiamo mettere anche una luce qua, una luce qua. E poi le solite luci. Su le pareti. Allora, tipo qua, poi le luci lì, lì, no, troppo in basso, lì, ok, ridammela, sono diventato un fenomeno a fare queste cose, ok, e ci siamo fatti male. In questo modo comunque potremo vederci quando entriamo. No, è troppo spostata. Non so se è spostata o no, è spostata quella. Deve essere lì. Vabbè. A posto. Allora. Ora qua abbiamo tutte le nostre luci posizionate, a parte questa fila qua che mi sono dimenticato. E adesso vediamo di concludere il tutto. Allora, dobbiamo creare delle scale e creeremo delle scale di legno in questo modo e poi ci creeremo anche delle scale di pietra perché faremo anche le scale a scacchi, che mi sembra una cosa carina. Quindi, iniziamo già anche da queste scale qua. Oddio. Tanto il tempo ce l'abbiamo nel video, quindi così vediamo anche l'effetto. Se non ci piace possiamo anche evitare di fare le altre scale a scacchi. Eccoci qua. Allora, prendiamo le nostre scale di pietra con abbondante colla vinilica. Le piazziamo qua. No, come effetto mi piace molto. Ottimo, anche una bella continuità. E poi qua dobbiamo continuare il pavimento a scacchi qui sopra che mi sono dimenticato. Quindi questi scacchi, questi scacchi, questi scacchi e questi scacchi. Questo non è scacchi, questa è scala. Ok. Allora, prepariamoci con le nostre scale, mettiamo questa qua e questa qua, questa qua e questa qua, questa qua, questa qua, questa qua e questa qua, a posto. E abbiamo le nostre scale a scacchi, che
che sono arrivate precise anche qua, anche se non ho calcolato, quindi una bella botta di culo. Allora, ora ci andiamo a fare la nostra cassa che terrà tutti i nostri arbusti giovani e forti, pronti a crescere. Prendiamoci tutti i nostri arbusti e dopodiché creiamo una scatola. E ci creiamo anche un cartello, perché io sono uno smemorato. E quindi un cartello che mi ricordi di piantare dopo aver raccolto gli alberi. Allora, mettiamo le casse qui. Ottimo. Qua il cartello raccolto. Ok, andiamo un po', adesso accentriamo, a posto. Perfetto, mettiamo i nostri arbustelli, intanto li iniziamo a piantare. È molto semplice, basta un clic del mouse e si pianta tutto. Ed eccoci qua. Ora dobbiamo soltanto attendere che madre natura faccia il suo corso. Questi li rimettiamo qua dentro e dovremo avere la nostra riserva limitata di legno. Allora, quindi, ora che abbiamo finito questa cosa qua, guardiamo a che punto è il sole è ancora alto. E io direi che siccome non abbiamo trovato quei cavolo di lupi, li andiamo a cercare or ora. Mi sembra un'idea giusta. Che figata. Che mi sembra un'idea giusta. Fa un rumoraccio quando tiri l'uovo, non sembra di tirare un uovo. Sembra di tirare un missile, qualcosa del genere. Mi hanno detto che crescono dove ci sono le foreste. Quindi di qua mi sembra un posto giusto per iniziare a cercare. Non abbiamo preso gli ossi. Però già trovarli sarebbe una cosa bella, quindi onestamente degli ossi non è che mi interessi più di tanto. È trovarli il problema. Lupacchiotti. Non voglio farvi niente. Ho sentito anche che i lupi hanno un'intelligenza di branco, quindi se ne attacchi uno, come succede ai pigmen o gli uomini maiale, gli zombie maiale nell'inferno, nel Netherworld, ti attaccano tutti assieme. Quindi eviteremo di attaccarne uno, credo, perché non vogliamo morire. Se potessimo morire li avrei attaccati molto molto volentieri, ma come non vogliamo, perché sennò finisce la serie, eviteremo. Se li troviamo, cosa che risulterà molto ardua, impossibile quasi, secondo me. No, pecora. L'avevo presa per un lupo. Il sole sta calando. Non li abbiamo trovati neanche questo giro. Io ogni volta che ho 5 minuti liberi cerco di andarne a trovare qualcuno, ma non ne ho ancora visti. Mia ragazza nel suo single player ce n'ha un branco al suo servizio. Io manco un lupacchiotto spelacchiato coi denti cariati, manco quello. Quindi, amen. Attaccata a quella nostra, alla nostra fattoria per alberi, alla nostra serra di alberi, creeremo anche una serra dove
faremmo crescere del wheat, che serve per fare del grano, che serve per fare il pane, e faremo crescere anche della canna da zucchero, che serve poi per fare una libreria, piuttosto che perché crea il papiro a carta, che è papiro, e che quindi serve poi per fare le librerie. Allora, prima i libri e poi le librerie. Allora, andiamo a vedere se è successo qualcosa nel mentre. No, è ancora tutto calmo. Va bene, andiamo a costruire una porta per questa nostra serra. E dopodiché direi che questa puntata può concludersi. Appena crescerà un albero ve lo farò sapere, promesso. Sono sicuro che con questo metodo crescono. Magari non è la cosa più efficiente del mondo, però a me piace lo stile fatto così. Quindi, porticina. Ed eccoci qua. Questa è qui, la nostra serra per alberi. Buonanotte o buongiorno. Alla prossima. Ciao.